Ciao a tutti cari amici e cari amiche di Facebook. Oggi mi trovo a Rocca Sant'Angelo, una bellissima frazione del comune di Assisi. Molto caratteristico qui a Rocca Sant'Angelo è il castello, il contado di Rocca Sant'Angelo, che è un castello di pendio posto a 349 metri sul livello del mare e presenta una pianta circolare come documentato, come attestato da uno schizzo a penna del XVIII secolo. Il castello, il contado di Rocca Sant'Angelo è abbondantemente documentato sin dal XIV secolo. Il castello di Rocca Sant'Angelo, detto anche Rocchicciola, è un castello di confine, come il castello di confine tra Assisi e Perugia fu teatro di lotte tra queste due città. Nel 1441 fu occupato e devastato da Niccolò Piccinino. Il castello di Rocca Sant'Angelo presenta due porte di accesso, una valle e una monte. A monte si trovano i resti di un cassero, simbolo del potere laico, mentre a valle si trova la chiesa parrocchiale. Al di fuori del castello si trova la bellissima chiesa di Santa Maria, che appartenne ai primi insediamenti degli Osservanti e oggi custodisce, conserva preziosi documenti dell'arte pittorica umbra, soprattutto quattrocentesca. Il conventino di Rocca Sant'Angelo fu meta di pellegrinaggi francescani e fu luogo di sereni soggiorni da parte del celebre biografo e poeta danese Johannes Jorgensen, biografo di San Francesco, biografo del Serafico Padre, che cantò questa bellissima frazione, questa bellissima località in una in delle pagine molto significative e ampiamente ispirate sia in versi che in prosa. Sono qui, cari amici e cari amiche di Facebook, in quanto da candidato sindaco della città di Assisi e di tutte le sue frazioni, voglio dimostrare la mia vicinanza, quella di mia sorella Maria Chiara Fasulo e di tutta la nostra squadra politica, alle frazioni che sono state abbandonate da quest'ultima amministrazione comunale in uno stato di totale e assoluto degrado. La politica che noi stiamo portando avanti è la politica della prossimità, la politica della vicinanza, la politica dell'incontro con i cittadini, la politica dell'ascolto. Diceva il filosofo Goethe che parlare è un bisogno, mentre ascoltare è un'arte. Noi stiamo ascoltando attivamente tutti i cittadini del territorio comunale assisano per comprenderne le esigenze, le problematiche, le criticità, ma anche i desideri, i progetti e le aspirazioni che ciascun cittadino ha per Assisi e per le proprie frazioni, per tutte le frazioni del territorio comunale assisano che sono state abbandonate da quest'ultima giunta, da quest'ultima amministrazione comunale. Occorre riqualificare, riscoprire e valorizzare tutto il patrimonio culturale, storico, artistico, spirituale, passeggistico, sportivo di Assisi e di tutte le sue frazioni ricche di bellezze che vanno riscoperte, riqualificate e valorizzate per generare turismo, per creare turismo, quindi rilanciare l'indotto occupazionale, quindi ridare lavoro a tutti i cittadini del territorio comunale assisano per rilanciare la nostra economia, ridare benessere sociale ed economico a tutti i cittadini dell'intero territorio comunale assisano, per creare il turismo non solo in Assisi ma anche in tutte le frazioni, il turismo decentrato, il turismo periferico, il turismo delle frazioni, un turismo che possa essere ad Assisi artistico, culturale, spirituale, un turismo sportivo, un turismo per i giovani, ininterrotto, continuativo in Assisi e in tutte le frazioni dal 1 gennaio al 31 dicembre, per far lavorare ininterrottamente negozianti, commercianti, attività economiche, produttive, imprenditoriali dal 1 gennaio al 31 dicembre, senza periodi morti. Attraverso questo grande progetto di rilancio del turismo in Assisi e in tutte le sue frazioni noi possiamo ridare lavoro e rilanciare la nostra economia, ridare benessere sociale e economico a tutti. È fondamentale che un sindaco, un buon sindaco, è quello che ha la consapevolezza che una città cresce davvero se cresce senza distinzioni tra il centro e le periferie, tra il centro e le zone decentrate, tra il centro e le frazioni. Per questo io da sindaco della città di Assisi, qualora dovessi divenire sindaco della città serafica, andrò a dare particolare attenzione ad Assisi ma anche a tutte le frazioni del territorio comunale assisano che ora si trovano in uno stato di totale abbandono. Occorre in Assisi e nelle frazioni garantire l'illuminazione pubblica, occorre eliminare, occorre tagliare sprechi ed inefficienze comunali. Da bilancio comunali ci sono tanti sprechi e inefficienze da parte di questa amministrazione, da parte di questa giunta comunale, bisogna eliminarli, tagliarli per ricavare risorse da investire
per asfaltare tutte le strade del territorio comunale assisano che sono un vero e proprio degrado e quindi garantire la circolazione in sicurezza di tutti noi cittadini e quindi garantire l'incolumità fisica di tutti noi cittadini. È fondamentale poi garantire la sicurezza, il controllo, il presidio, la legalità in tutte le frazioni del territorio comunale assisano che sono da questo punto di vista totalmente abbandonate. Giornalmente, quotidianamente le frazioni sono soggette a furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, infiltrazioni mafiose, andranghetiste, camorriste. Noi dobbiamo battere tutta la criminalità. Come sindaco riusciremo ad abbatterla? In che modo? Innanzitutto dobbiamo far funzionare quei pochi impianti di videosorveglianza. Quei pochi impianti di videosorveglianza che ci sono non sono funzionanti. Quindi, uno, dobbiamo far funzionare gli impianti di videosorveglianza. Due, dobbiamo installare massicciamente, in maniera massiccia, gli impianti di videosorveglianza in tutte le frazioni del territorio comunale assisano, impianti di registrazione delle immagini visive, di registrazione delle targhe, per dare alle forze dell'ordine dello Stato e al corpo della Polizia Municipale tutte quelle informazioni necessarie per poter mettere in galera coloro che delinquono. Dobbiamo poi creare una forte collaborazione tra il corpo della Polizia Municipale e le forze dell'ordine dello Stato per abbattere la criminalità. Dobbiamo poi creare il vigile urbano di frazione. Basta con i vigili che fanno le multe e quindi su indirizzo politico, in quanto su indirizzo politico dell'amministrazione comunale, di quest'ultima giunta comunale, l'obiettivo, l'utilizzazione del corpo dei vigili urbani è solo esclusivamente quello per fare multe e quindi solo esclusivamente per far pervenire alle casse dell'economato, per far pervenire alle casse del comune più soldi possibili, mettendo in crisi attività produttive, commerciali, imprenditoriali e turistiche. Basta con le multe, i vigili urbani devono svolgere una funzione di controllo, presidio, sorveglianza, legalità e sicurezza in Assisi e in tutte le frazioni del territorio comunale assisano. Quindi andrò, se fossi sindaco, a creare il vigile di quartiere, il vigile di frazione, colui che giornalmente, quotidianamente è presente nelle frazioni, con la sua sola presenza collaborante, svolge una funzione di deterrenza ed è un punto di riferimento per i cittadini per ascoltarne le problematiche, le esigenze, le criticità e riportarle all'interno del Consiglio Comunale, ai consiglieri comunali, alla Giunta Comunale, agli assessori e al sindaco. Quindi questo è un modo per manifestare la vicinanza dell'istituzione pubblica, dell'ente pubblico comune alle frazioni ad Assisi e alle frazioni nello specifico che sono state totalmente abbandonate. Questo, in tal modo, noi riusciremo ad abbattere totalmente, come sindaco della città di Assisi, la criminalità. Quindi riusciremo ad abbattere furti, rapine, spacci di sostanze stupefacenti, infiltrazioni mafiose, dranghetiste, camorriste. Basta, dobbiamo abbatterle nella nostra città serafica. Dopo dobbiamo portare civiltà nelle frazioni. È inconcepibile, ci sono molte frazioni del territorio comunale assisano che non sono metanizzate. Ecco, noi dobbiamo portare avanti dei grandi progetti di distribuzione del metano in quelle aree, in quelle frazioni non metanizzate. Poi le frazioni, diciamolo, sono anche abbandonate da un punto di vista logistico, territoriale e geografico. Attraverso il reperimento di fondi europei noi dobbiamo acquistare navette ibride elettriche. Come comune dobbiamo acquistare navette ibride elettriche che rispettano l'ambiente, che salvaguardano il creato a basso costo per i cittadini e turisti, per creare un sistema di pubblici trasporti, di mobilità alternativa, per collegare le frazioni tra di loro, con Assisi e con le città limitrofe. Dall'altra, dobbiamo abbassare la pressione fiscale, dobbiamo abbassare le tasse. Anzitutto le tasse noi le dobbiamo abbassare, perché è scientificamente provato che abbassando le tasse si rilanciano i consumi e si rilancia tutta l'attività economica e quindi si rilancia tutto il benessere sociale. Poi abbassando le tasse aiutiamo i privati, le famiglie ad andare avanti dignitosamente e aiutiamo soprattutto la classe imprenditoriale ad assumere nuovi dipendenti e quindi a rilanciare l'indotto occupazionale e quindi tutto il nostro tessuto economico e tutto il benessere sociale. Poi le tasse debbono essere pagate proporzionalmente ai servizi che ci vengono erogati. È inconcepibile che il comune di Assisi alle aliquote tari con questa amministrazione comunale che ha messo le tasse le più alte rispetto agli altri 93 comuni della regione Umbria, in quanto abbiamo l'aliquota tari, Tasi, Emu, la più alta di rispetto agli altri 93 comuni della regione Umbria. È inconcepibile per quanto riguarda la tassa dei rifiuti urbani che si fa pagare in base ai metri quadrati dell'immobile. La tassa sui rifiuti urbani si dovrebbe far pagare in base al numero delle persone che effettivamente producono rifiuti urbani e dato che noi paghiamo tante tasse per quanto riguarda la tassa sui rifiuti urbani, oltre alle altre tasse sono alle stelle, noi dobbiamo ricevere servizi in molte frazioni
quasi tutte le frazioni mi dicono i residenti che non viene fatta la raccolta dei rifiuti urbani, per cui per tanti giorni i rifiuti si ammassano e creano sporcizia e creano un totale degrado. Invece noi dobbiamo garantire la raccolta dei rifiuti urbani giornaliera. La raccolta dei rifiuti urbani deve essere giornaliera, e poi a quelle famiglie, attività produttive, commerciali, imprenditoriali che fanno la differenziata, diciamocelo, fare la differenziata richiede tempo, è molto dispendioso in termini di tempistiche, per cui noi dobbiamo premiare quei cittadini meritevoli che fanno la differenziata dando loro una modalità di pagamento della Tari che possa essere premiale. Più differenziata fai e meno paghi la tassa sui rifiuti urbani. Questo è molto importante, perché la pressione fiscale non deve essere vessatoria, non deve uccidere il tessuto economico. Questa amministrazione sta uccidendo con la pressione fiscale, che con le tasse le più alte rispetto agli altri 93 comuni della regione Umbria, sta uccidendo tutto il tessuto economico, imprenditoriale, commerciale, turistico. Invece noi dobbiamo portare avanti una modalità di tassazione che sia flessibile alle esigenze del cittadino. La tassa sui rifiuti urbani non in base ai metri quadrati dell'immobile, ma in base al numero delle persone che producono rifiuti urbani si deve far pagare. Poi quei commercianti che mettono fuori del loro negozio qualche oggetto per attirare clientela, non dobbiamo tassarli in maniera fiscale con la tassa di occupazione del suolo pubblico. Ci vuole una flessibilità, perché come sindaco e come giunta dobbiamo far lavorare i cittadini, dobbiamo dare la possibilità alle attività imprenditoriali, commerciali, produttive, economiche, di poter lavorare liberamente, senza essere vessati dalle tasse. Ecco, la fiscalità deve essere flessibile. Cari amici e cari amiche, noi riusciremo a portare avanti tutti questi progetti per il bene di Assisi e di tutte le sue frazioni, per creare un turismo artistico, culturale, sportivo, paesaggistico, spirituale, di valorizzazione di tutto il patrimonio mondiale di Assisi e delle sue frazioni, che crea un indotto turistico ininterrotto dal 1 gennaio al 31 dicembre, per far lavorare ininterrottamente tutti i cittadini e rilanciare il tessuto economico, imprenditoriale, commerciale, produttivo, ridare benessere sociale e economico a tutti. Però dobbiamo mandare a casa questa amministrazione comunale, dobbiamo mandare a casa questa giunta comunale, perché è la peggiore giunta degli ultimi 50 anni. Per fare politica serve onestà, serve competenza, serve capacità, serve passione civile, serve amore per il territorio e conoscenza dell'identità storica, culturale, spirituale, paesaggistica della città. E attraverso i nostri grandi progetti che abbiamo, veramente possiamo fare la storia di Assisi e delle sue frazioni, per ridare dignità a tutti i cittadini e ridare benessere sociale al nostro meraviglioso territorio comunale assisano. Dobbiamo andare a casa questa giunta comunale, dobbiamo dare la possibilità alla forza politica mia, di Francesco Fasulo, di mia sorella Maria Chiara Fasulo e di tanti cittadini che si stanno impegnando e collaborando attivamente per questo progetto rivolto al bene comune di Assisi e delle frazioni. Dobbiamo dare a questo progetto la possibilità di governare la città. Io, cari amici e cari amiche di Facebook, per Assisi e per tutte le frazioni dell'intero territorio comunale assisano, insieme a mia sorella Maria Chiara Fasolo, insieme a tutti i nostri collaboratori, insieme a tanti cittadini che si stanno impegnando attivamente con il nostro progetto politico, ci siamo e speriamo che ci siate anche voi. Mandiamo a casa questa amministrazione comunale e diamo la possibilità a questa nostra forza politica di rilanciare il turismo, abbassare le tasse, dare lavoro e ridare dignità a tutti i cittadini del territorio comunale assisano.